cade dalla bicicletta mentre pedala in via Matteotti a Bulgorello di Cadorago. Sarebbe stato colto da un malore il ciclista 71enne di Saronno, soccorso questa mattina poco dopo le 11.30 dall'ambulanza e trasportato in codice rosso, quindi con la massima urgenza, all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, dove è ricoverato in prognosi riservata. L'uomo, da quanto è stato possibile ricostruire, si sarebbe sentito male dopo aver percorso una ripida salita. È stato prontamente aiutato da un automobilista di passaggio che ha allertato il 118. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della polizia locale di Cadorago. È stato estradato dalla Svizzera, ora dovrà scontare 14 anni, 6 mesi e 14 giorni per un cumulo di pene derivanti da 169 capi di imputazione per falso, occultamento e soppressione di atti pubblici, reati commessi tutti tra il 1998 e il 1999, quando lavorava in un'agenzia di pratiche automobilistiche del capoluogo lombardo. Nell'ambito del lavoro di cooperazione tra Polizia di Stato e autorità elvetiche, ieri un cittadino 41enne che lavorava in Svizzera è stato estradato in Italia. Consegna avvenuta come di consueto negli uffici del settore Polizia di Frontiera di Pontechiasso. Sul capo dell'uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso un anno fa dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano. Notificato il provvedimento restrittivo, è stato poi accompagnato al carcere del Bassone. Muore dopo un malore alla guida. Ieri sera, intorno alle 19.30, Luigi Sommariva, 62enne di Laino, era alla guida della sua Audi sulla Regina fra Cernobbio e Moltrasio. Ha avuto la forza e la prontezza di accostare e questa manovra gli ha permesso di non coinvolgere altri mezzi. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e, nonostante le cure immediate, non ce l'ha fatta. I soccorsi sono arrivati subito, i primi giunti sul posto sono stati i vigili del fuoco che passavano per raggiungere un altro intervento. Inevitabilmente il traffico della Regina ha subito disagi, il tratto è rimasto chiuso per permettere le operazioni di soccorso. Nuovo episodio violento all'interno del carcere del Bassone. Tre agenti della polizia penitenziaria ieri sera sono stati aggrediti da un detenuto di origine nigeriana che aveva dato in escandescenza in infermeria. Gli agenti hanno rimediato traumi e contusioni giudicati guaribili in 6 giorni. Pare che il detenuto non sia nuovo ad episodi come questo. Secondo il Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria, che ha segnalato in diverse occasioni la presenza nell'infermeria del Bassone di detenuti con patologie psichiche che non trovano spazio in altre sezioni, la situazione nella casa circondariale di Como sta diventando insostenibile, tant'è che per il prossimo 10 marzo è prevista una manifestazione per chiedere aiuto.